Io non credo nel domani. Non me ne hanno dato la possibilità. Sono costretto a credere in quello che sono, che vivo, che sento ogni momento. Devo sopravvivere se voglio rivedere il sole, perché non mi è concesso aspettarlo. Italia, non sapevamo, Ferramonti, Cosenza. Anche la Calabria, per tanto tempo trascurata, ha camminato in questi primi 17 anni dell'era fascista. E mia mamma non parlava molto di queste cose, si è stati molto zitti, molto depressi, non si riuscivano a superare queste cose. Nelle prime ore del pomeriggio siamo scesi, creda, a Mongrassano e di là ci hanno trasferiti a Ferramonti. Noi sentivamo notte, ogni notte che ne volavano le squadriglie americane, andava a Castro Villari a bombardare il noto ferroviario. Ferramonti non era un campo di concentramento tedesco, questo qui è stato diretto quale campo di concentramento e gli internati erano detenuti, non era una vita quella là. Dunque non mi vengano a raccontare che non era un lager, non era così grave. Provino un po' loro stesso, quale ragazzina di 15 anni, a stare un giorno, per me era, ad ogni modo, per me era l'inferno.